È con immenso onore che l'Accademia delle Corna vi invita a partecipare al Carnevale di Putignano. Perché se non lo fate, siete dei cornuti, dei cornutelli, dei cornutoni, dei cornutati. Secondo la tradizione del Carnevale, a partire da metà gennaio, da Sant'Antonio, fino a Martedì Grasso, ogni giovedì appartiene e rappresenta una categoria di persone diverse. L'ultimo giovedì è il giovedì era il giovedì degli uomini sposati. E secondo, insomma, il pettegolezzo paesano del nostro, insomma, della nostra cittadina, si sapeva bene o male chi fosse cornuto e chi meno. Per cui, insomma, si esorcizzava questo peccato con un corteo che portava appunto in giro il cornuto. Però a un certo punto questo racconto, questa attività si è andata un po' perduta e quindi i giovedì hanno perso un po' quella loro vitalità. Fin quando un gruppo di persone ha deciso di prendere in mano la situazione e di valorizzare, spettacolarizzando, proprio il giovedì dei cornuti. E hanno costituito l'Accademia delle Corna, con dotti professoroni che la compongono, che praticamente organizza la giornata del giovedì in due momenti. La mattina, quando c'è l'adunanza e l'ammasso, e la sera, che invece vede come momento quello del taglio e la lucidatura delle corna. Dalla chiesetta di Santo Stefano Piccolo il corteo si dirige verso l'abitazione del Gran Cornuto. In realtà non tutti i membri dell'Accademia sanno chi è il Gran Cornuto, lo sa soltanto una piccola cerchia di dotti accademici. E quindi tutto il corteo lentamente va verso questo posto che, no, è conosciuto da pochi, si citofona, lo si fa scendere e poi indossare una mantella di color rosso porpora. E poi con il Gran Cornuto ci si dirige verso il primo bar. Parlo a nome mio e credo di poter parlare anche a nome di una fetta di popolazione giovanile quando dico che, insomma, vivere e far parte dei giovedì è una grandissima occasione di divertimento, perché torniamo a vivere, a ballare, a divertirci, così come lo è stato per i nostri genitori, adesso torna a esserlo anche per noi.